Benvenuti allo Shibuya Caffè! Ciao Luca! Ciao Chris! Oggi siamo qua per un unboxing di un manga in realtà che vi avevamo già fatto vedere nel passato sul canale. Avevamo fatto un video recensione parlando appunto di questo manga che avevo io. Luca l'ha acquistato nuovo in una nuova versione che la Planet Manga ha fatto uscire adesso. Di cosa stiamo parlando? Di All You Need Is Kill! Fatto sul canale un video recensione parlando di questo manga, parlando anche del film che è tratto da questo manga, quello con Tom Cruise, Edge of Tomorrow. Esatto, e la Planet ha fatto uscire una nuova versione del manga appunto da cui è tratto. Stiamo parlando di All You Need Is Kill, Sakurazaka Takeuchi e soprattutto Takeshi Obata ai disegni. Andiamo a vedere un pochino questa nuova versione e paragoniamola con le vecchie versioni. Intanto prezzo di copertina, Christian, dei volumi originali, datati 2014. I volumi venivano 4,20€ l'uno. 4,20€ numero 1 e 4,20€ numero 2, perché questa era una serie che era uscita in due volumi. Ora esce in questa Complete Edition che riprende, come avete visto, le copertine dei primi due, quindi in fronte abbiamo questa. E retro c'è l'altra, con però la differenza di una sovracoperta. Partiamo da qua. Prezzo di copertina 12,90€ e abbiamo una sovracopertina, eccola qua. Il disegno, come potete vedere, non riprende la sovracopertina, ma in realtà riprende un pochino la trama di questa storia. In particolare si vedono delle sagome e si intuisce chi sono, cioè sono dei soldati che vanno a lottare e delle macchie probabilmente di sangue. La prima edizione, Chris, era con la stessa copertina, senza sovracoperta però. Non abbiamo la sovracoperta, ma come possiamo vedere abbiamo la stessa immagine della sovracopertina della nuova. Eccola qua. E nel retro c'è la stessa immagine che c'è qui invece nella sottocopertina, ovviamente a colori, infatti qua si vedono le macchie di sangue e le ombre blu dei soldati. Il volume verrà venduto con un talloncino applicato sopra la sovracopertina che dice: il fumetto del film con Tom Cruise ed Emily Blunt, Edge of Tomorrow, senza domani. Disegni di Takeshi Obata, l'autore di Death Note, quindi come tutti sappiamo Takeshi Obata è l'autore di Death Note, qua fa i disegni. Sicuramente parte della famosità di questo manga è data sicuramente dal fatto che Obata ha i disegni e quindi richiama Death Note, sia anche dal fatto che hanno fatto questo film con Tom Cruise. Il manga è bello. Assolutamente, la storia è bella, l'edizione non è male. Vediamo un attimo la carta. Qua è piuttosto bianca in questa nuova edizione, quindi assolutamente approvata, e come spessore della pagina non è malaccio. Credo che, per darvi un'idea di un manga che state comprando tutti, è lo stesso spessore di pagina che troviamo su Slam Dunk, quindi non spessissimo ma sinceramente non dà fastidio. I disegni risaltano bene perché le pagine sono piuttosto bianche. Io questa edizione già la presi usata al tempo, quindi le pagine si sono leggermente ingiallite. I disegni comunque sono ancora decenti, leggibili, quindi se trovate la versione originale e volete avere una prima versione, prendete anche questa tranquillamente, ma deve essere in una buona condizione ovviamente. Altrimenti potete tranquillamente prendere questa nuova edizione, che non ha un prezzo eccessivo per essere comunque un 400 pagine. Siamo più o meno sui classici prezzi delle Perfect Edition, 400 pagine. E assolutamente voi ricordatevi che è in vendita anche su Amazon con lo sconto del 15, per cui questo sicuramente agevola non poco l'acquisto. Per cui in ogni caso, ve lo consigliamo o non ve lo consigliamo? Sinceramente proprio sì, ve lo consigliamo, al contrario magari di altre edizioni Planet il prezzo penso che sia corretto, anche perché la vecchia edizione non si trova più. Sì, costava 4,20€, ma se la volete trovare dovete necessariamente comprarla su eBay, e prima che uscisse questa nuova edizione aveva dei prezzi assolutamente
non concorrenziali, perché sinceramente a pagare 10 euro uno di questi volumi solo perché è introvabile, anche no. Andatevi magari anche a rivedere il nostro vecchio video recensioni dove ne parliamo in maniera un pochino più approfondita. E così potete anche farvi due risate andando a vedere uno dei nostri primi video assolutamente ancora più amatoriali di questi. Vi salutiamo, un saluto da Luca. Un saluto da Chris. E ciao. Dallo Shibuya Caffè. Ciao a tutti ragazzi.